Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale oggi la dedichiamo all'udienza straordinaria sul ricorso cautelare presentato dall'avvocato Luigi Fontanella in rappresentanza di 500 cittadini gelesi che chiedono il fermo degli impianti della raffineria Eni, dell'attività estrattiva e le bonifiche per impedire ulteriori danni ambientali. L'audizione è stata calendarizzata dal giudice Virgilio Dante Bernardi per il prossimo 7 ottobre. È stata fissata per il prossimo 7 ottobre al Tribunale di Gela l'udienza straordinaria sul ricorso cautelare presentato dall'avvocato Luigi Fontanella in rappresentanza di 500 cittadini gelesi che chiedono il fermo degli impianti della raffineria Eni, dell'attività estrattiva e le bonifiche per impedire ulteriori danni ambientali. L'audizione è stata calendarizzata dal giudice Virgilio Dante Bernardi. Sarà ascoltato il responsabile del settore ambiente e territorio dell'ex provincia regionale di Caltanissetta, adesso libero consorzio, per verificare lo stato attuale delle bonifiche. Se il ricorso dovesse essere accolto, le aziende del gruppo Eni operanti a Gela rischierebbero, tra le altre cose, di dover sborsare oltre 2 miliardi di euro per le bonifiche. L'avvocato Luigi Fontanella è anche il difensore dei genitori di una trentina di bambini malformati che in sede civile hanno chiamato a giudizio l'Eni quale presunto responsabile delle patologie dei propri figli. In attesa della costruzione di una green refinery per la produzione di biocarburanti, gli unici impianti attualmente in marcia nel petrolchimico, dopo lo stop per la crisi del settore deciso 2 anni addietro, sono la centrale termoelettrica, il depuratore biologico che lavora anche i reflui cittadini e le utilities con il supporto dei servizi di sicurezza. Nella sua istanza Fontanella chiede anche la nomina di un custode cui affidare le aree da risanare con ordine di bonifica totale e la perimetrazione nella piena di Gela delle superfici in cui operano i pozzi di estrazione del petrolio e dei terreni attraversati dagli oleodotti dell'Enimed, lungo i quali si sono verificate perdite inquinanti di prodotto. Ultimamente una commissione di 5 periti, tra cui 2 di fama internazionale, nominata dal Tribunale Civile di Gela, ha confermato una precedente perizia che affermava l'esistenza di un nesso di casualità tra inquinamento industriale e taluni tipi di malformazioni neonatali riscontrate sui bambini gelesi. In più, la relazione dei 5 periti del Tribunale parla di disastro ambientale permanente per via del rilevante inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, i cui effetti nocivi giungono all'uomo attraverso la catena alimentare. Per impedire l'aggravamento dei danni e ulteriori rischi alla salute dei gelesi, Fontanella ha chiesto al giudice civile il provvedimento cautelare. L'udienza straordinaria, come dicevamo, è stata fissata per il prossimo 7 ottobre. Si è gettato senza timori e con prontezza di riflessi in una piscina dove un bambino di 3 anni stava per annegare e ha recuperato il bimbo dal fondo privo di sensi e lo ha tratto in salvo. È quanto accaduto lo scorso 12 agosto all'interno di un rinomato stabilimento balneare di Gela. La notizia è stata diffusa oggi dal segretario provinciale del sindacato autonomo di polizia Carmelo Marino, protagonista del salvataggio del bambino, figlio di un noto imprenditore gelese, e un poliziotto, Vito Ivan Lerede, in quel momento libero dal servizio. Il bimbo, secondo quanto raccontato da Marino, in un attimo si è sfilato i braccioli e si è gettato in piscina cominciando ad ingoiare acqua. L'agente di polizia, che in quel momento era vestito, non ci ha pensato 2 volte, si è tuffato recuperando il bimbo e aiutandolo a espellere l'acqua che aveva bevuto in quantità. Avendo un atteggiamento di servizio, di altruismo e non di esibizionismo, il collega poliziotto, dice Marino, non ha divulgato la notizia. Gli sono bastati gli attestati di stima degli innumerevoli fruitori della piscina e dei genitori del bambino. Sembrava doveroso, dice Marino, in qualità di rappresentante sindacale dei poliziotti, far conoscere l'episodio, considerato che le forze di polizia oggi sono spesso vittime di violenza morale, oltre che materiale. E adesso occupiamoci della convenzione sottoscritta al Tribunale di Gela, lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva delle sanzioni detentive. L'iniziativa interessa l'organizzazione di volontariato Giubbe d'Italia.
Lavoro di pubblica utilità come pena sostitutiva delle sanzioni detentive è quanto stabilisce una convenzione sottoscritta al Tribunale di Gela tra il presidente Paolo Fiore e il coordinatore dell'organizzazione di volontariato Giubbe d'Italia, Orazio Coccomini. In particolar modo si tratta di persone che sono state fermate per guida in stato di ebbrezza oppure per altre violazioni di non eccessiva rilevanza e che vengono condannate a scontare pene alternative su richiesta dell'imputato con lavoro di pubblica utilità che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso la struttura operativa dell'associazione in via Falcone in contrada Brucazzi. La riabilitazione di chi sconta una pena nell'ambito della giustizia riparativa, ha detto Orazio Coccomini, ha un doppio valore. Da una parte viene saldato il proprio debito con la giustizia svolgendo attività volontaria e non retribuita in favore della collettività, dall'altra la conoscenza ravvicinata del mondo del volontariato che lascerà un segno di maggior consapevolezza sul ruolo attivo che ognuno di noi può e dovrebbe avere nella società. Come prevede lo statuto associativo, Giubbe d'Italia si impegna non solo nelle attività indirizzate alla protezione civile, ma a sviluppare progetti che tendono al buon andamento della vita sociale. L'accordo firmato giorni addietro prevede l'inserimento di un massimo di 10 lavoratori che saranno impiegati contemporaneamente. Per Orazio Coccomini si tratta di un notevole passo in avanti sul tema della rieducazione e riabilitazione, con rilevanti e non secondarie influenze anche sulla riappropriarsi di una dignità personale attivata dalla sentirsi utile per gli altri. Si tratta di una collaborazione estremamente importante, un'esperienza che apre nuovi spazi di solidarietà, che crea i presupposti per una riconciliazione tra il reo e la comunità e rafforza il senso di sicurezza collettivo. L'esperienza che il condannato o imputato si trova a vivere è di alto valore umano perché svolta nel mondo del volontariato all'interno di una organizzazione che ogni giorno si occupa nei diversi ambiti di sostenere persone in difficoltà e di tutelare il territorio, creando una cittadinanza attiva, consapevole e solidale. Devono rispondere di rissa i 5 niscemesi denunciati dalla polizia durante una serata in un locale notturno di via 4 novembre. Se le sono date di santa ragione. Gli agenti, coordinati dal dirigente Andrea Monaco, intervenuti per riportare la calma, sono poi riusciti a risalire agli autori della rissa dopo aver visionato le riprese effettuate dagli stessi organizzatori della serata. I 5 giovani denunciati, di età compresa tra i 30 e i 20 anni, hanno dichiarato che la rissa è scoppiata perché mentre ballavano alcuni spingevano altri. Dalle parole si è presto passati ai fatti con calci, pugni e spallate. Sono stati denunciati da un giovane e da una ragazza 2 furti, quello di un cellulare e di un portafogli. Il cellulare a quanto pare è stato rubato in una sala giochi, il ragazzo dopo averlo messo in carica in una presa si è messo a giocare e dal momento di andare via non lo ha più trovato, dove lo aveva lasciato. Il portafogli invece è stato rubato ad una ragazza che si trovava in un noto locale a San Leone. La giovane ha raccontato alla polizia di averlo utilizzato per prendere il denaro e pagare il conto e lo ha poi riposto nella borsa. Solo l'indomani si è accorta della scomparsa. Denunciati nei giorni di Ferragosto alcuni furti nelle abitazioni residenziali di Poggio Sant'Elia, sono stati sottratti dalle stesse abitazioni attrezzi da giardinaggio e da una delle 2 ville interessate 2 auto, una BMW e una Panda, utilitaria che è stata ritrovata perché provvista di satellitare. In realtà anche in contrada Niscima numerosi sono stati gli episodi di furti accaduti negli ultimi tempi e non solo, infatti si parla anche di danneggiamenti, anche soggetti che si sono introdotti nelle proprietà private per stazionare sul terreno. Un grido d'aiuto arriva dagli abitanti della contrada, tra le più popolate delle contrade nissene, che si sentono abbandonati dalle istituzioni. Infatti la richiesta è quella di intensificare i controlli nelle zone periferiche della città. Nel corso degli anni la contrada Niscima è diventata sempre più zona ad alto tasso abitativo. Nel periodo estivo nella stessa contrada si celebra infatti un'iniziativa dal titolo Niscima Estate. Dunque maggiore sicurezza, soprattutto in campagna, questo che è quello che chiedono i cittadini nisseni. Cambiamo argomento ed occupiamoci della pulizia immediata delle spiagge di Gela dopo il Ferragosto.
Immediata pulizia delle spiagge a Gela. Dopo il Ferragosto, uomini e mezzi della Tecra si sono messi al lavoro al fine di rimuovere i rifiuti accumulati nella giornata clou dell'estate. L'amministrazione comunale ha chiesto che si intervenisse da subito per restituire decoro al litorale. E così è stato. Purtroppo qualche incivile ha scambiato la spiaggia per una discarica. Comunque, come dicevamo, l'intervento di pulizia è stato solerte e il sindaco Domenico Messinese manifesta tutto il suo compiacimento. Fin dalle prime ore dell'alba un piccolo esercito di dipendenti della Tecra è sceso in spiaggia, uomini e mezzi, proprio per ridare decoro alle spiagge che sono state utilizzate per tutta la notte Ferragosto e dove molti hanno abbandonato i rifiuti. Sicuramente il fatto di aver abbandonato i rifiuti non è una cosa gradevole, però siamo voluti intervenire con un intervento di pulizia straordinaria proprio per continuare a dare decoro a una delle spiagge più belle d'Italia. Quindi già stamattina sono scesi con mezzi uomini al fine di ripulire tutta la spiaggia. L'attenzione quest'anno è stata notevole, credo, cercando di portare quei servizi che nelle nostre spiagge normalmente negli altri anni non ci sono stati e che noi normalmente andavamo a invidiare a delle spiagge magari un po' più lontane che venivano visitate dai nostri concittadini. Ma il fatto che qualcuno abbia tentato di fare polemiche, sinceramente credo che la macchina abbia funzionato molto bene e non ci sono stati nemmeno attacchi subdoli di paesi vicini che volevano scaricare delle colpe che noi sicuramente non abbiamo avuto e non abbiamo. Il sindaco lancia un appello: lasciate pulite le spiagge. Credo che sia giusto vivere la nostra spiaggia in modo intenso, credo che per un po' più di attenzione e una maggiore pulizia di chi usufruisce delle nostre coste debba essere la regola. Ci stiamo lavorando, la coscienza devo dire che sta crescendo e questa è una cosa importante, come è anche stato importante che in realtà non si è concentrato tutto in un solo piccolo lembo di spiaggia, ma in realtà tutta la spiaggia gelese è stata interessata della serata del 15 agosto con i lidi che hanno organizzato delle serate, con le spiagge libere a partire dal fiume Gela fino ad arrivare a Piana Marina con la presenza di diversi ragazzi. Il fatto di avere questa grande spiaggia a disposizione ha consentito di ridurre i rischi, i problemi, che è una cosa fondamentale. Le famiglie gelesi degli alunni delle scuole statali e paritarie possono presentare istanza per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno scolastico 2015-2016. La domanda di presentazione, assieme ai suoi allegati, dovrà essere presentata, pena esclusione, entro il prossimo 30 settembre ed esclusivamente nella scuola frequentata dallo studente, che provvederà a trasmetterla al comune di residenza per gli alunni delle scuole primarie e secondarie inferiori, statali e paritarie, ovvero ai liberi consorzi comunali per gli alunni delle scuole secondarie, superiori, statali e paritarie. Al beneficio delle borse di studio possono accedere i genitori o altri soggetti che rappresentano il minore, ma anche lo stesso studente, se maggiorenne, appartenenti a famiglie in possesso di un ISEE non superiore a 10.632,94 euro. I moduli di domanda vanno ritirati nella scuola frequentata dallo studente o possono essere scaricati dal sito internet del comune di Gela. Al via l'edizione 2016 del corso di iconografia I volti della misericordia, promosso dall'Opera Pia Pignatelli Roviano di Gela e condotto dai maestri dell'Atelier San Vladimir di Siracusa. Il corso formativo avrà inizio oggi e si concluderà il 27 di questo mese. Sono previste lezioni frontali e laboratori creativi. Il seminario teorico-pratico prevede vari livelli di studio con lezioni di teologia, estetica e tecnica, oltre alla realizzazione di un'icona secondo l'antica arte bizantina. Fai la cosa giusta. Differenzia i rifiuti. Mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, mercoledì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione gli imballaggi in plastica e metallo multimateriale nell'apposito sacco trasparente. Cosa conferire? Plastica,
piatti e bicchieri monouso in plastica, bottiglie di acqua e bibite, flaconi, taniche, dispenser e tubetti vuoti per detergenti, detersivi, shampoo e dentifricio. Prodotti per l'igiene della persona e della casa. Vaschette, contenitori, buste e sacchetti per alimenti, imballaggi in polistirolo, reggette e stringipacchi, blister, reti e cassette per frutta e verdura. Contenitori con sigle PET, PVC, PE, PP, PS. Cosa conferire metalli? Lattine per bevande, scatole e lattine in banda stagnata, contenitori in metallo, pelati, tonno, mais, cibo per animali, contenitori di prodotti per l'igiene personale, tappi, coperchi e stampi per dolci in metallo, carta in alluminio di uso domestico pulita, contenitori in alluminio per alimenti puliti, bombolette spray vuote non pericolose, coperchi in alluminio degli yogurt, lattine con il simbolo AL. Come conferire il multimateriale? Gli imballaggi in plastica, assieme agli imballaggi in metallo, alluminio, banda stagnata e metalli, vanno conferiti e puliti utilizzando l'apposito sacco trasparente. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Rieccoci, seconda parte del telegiornale. Si terrà domenica 28 agosto alle 21 alla Rotonda Est di Macchitella a Gela il premio nazionale riservato ai cantanti Eleonora Lavore. L'iniziativa è dell'associazione Elevision con il patrocinio della Regione e del Comune. Un evento unico in Sicilia, orchestra dal vivo, ospiti nazionali, 20 voci scelte in tutta Italia. La manifestazione sarà presentata da Pamela Olivieri e da Angelo Martini. Prefinalista nazionale a Jesolo con il titolo di Miss Equilibra Sicilia Ovest, qui a Gela è la numero 15, Katia Taiello! E Katia Taiello di Aragona, la vincitrice dell'edizione gelese di Miss Italia che si è svolta ieri sera nella suggestiva Piazza Umberto I. La giovane accede così alle prefinali nazionali del noto concorso di bellezza a Jesolo. Ad incoronare la liceale dagli occhi azzurri è stato il sindaco Domenico Messinese. Emozioni uniche e inspiegabili. Ovviamente tutti sperano la vittoria, me l'aspettavo perché ci speravo tanto. Una bella serata, gradita dai gelesi che sono rimasti numerosi fino alla fine, ma cosa più importante, un importante messaggio che è stato lanciato, che le donne non è soltanto una bellezza esteriore, ma è una bellezza interiore che si deve poter valutare e soprattutto apprezzare. Quindi è stato lanciato il messaggio contro la violenza nei confronti delle donne, un messaggio che questa amministrazione sposa in pieno, un messaggio importante, un messaggio che continua con la politica che sta adottando la mia amministrazione. Gela avrà pure una sua rappresentante in gara alle fasi che precedono la finale. Carla Cangemi, gelese di 18 anni, è stata ospite in casa dello spettacolo di ieri in cui ha raccontato le sue aspirazioni e ringraziato chi le sta accanto in questo momento. Durante la serata è stato lanciato un forte messaggio contro la violenza sulle donne e in questo contesto il sindaco ha ricordato il supporto che può offrire lo sportello comunale Angelas. Lo spettacolo è stato bello, interessante, è uno di quegli eventi che fa bene alla città, insomma, non quello di far conoscere la nostra piazza, il Duomo, con le riprese che sicuramente hanno interessato l'intero giro della piazza, e è una manifestazione che è di portata nazionale, che è stata piacevole e interessante. Una bellissima serata, un pubblico che ha risposto alla grande, hanno apprezzato le finaliste, le 30 finaliste, tutte bellissime. La giuria ha scelto una bellissima ragazza della provincia di Agrigento, di Aragona, un bellissimo volto, bellissimi occhi. Lei rappresenterà la Sicilia a Jesolo e posso dire il bilancio, sono soddisfatto da questa serata. Speriamo di ritornare anche il prossimo anno, grazie all'amministrazione.
E proseguono gli appuntamenti con l'estate gelese. Oggi alle 20.30 Palazzo Vignatelli ospiterà uno spettacolo di musica contemporanea. Domani alle 21 continua il Gelas Music Fest con i Love Wins. E ora parliamo del Gelacalcio. Continua la nostra carrellata quotidiana sui nuovi giocatori bianco-azzurri. Oggi vi facciamo conoscere il centrocampista Francesco Evola. Indossare la maglia del Gelacalcio per un niscemese, molto vicino dunque alla realtà calcistica nissena, cosa rappresenta, e ti chiedo anche per quale motivo hai subito voluto indossare questa maglia? Per me è un onore e un piacere, visto che sono di Niscemi. Tra l'altro ci sono due niscemesi, Alma e Bonaffini, e per me è un onore, perché ovviamente è una città che la sento, che fin da piccolino ci ho sempre giocato nel settore giovanile, sempre contro, e sempre l'ho vista una grande realtà. E addirittura giocavo lì al Presti, che era in terra battuta, che trovo qualche pesciolino. Perciò per me è un onore, dopo tanti anni sono ritornato nella mia terra, ben 17 anni che manco da Niscemi, e per me è un orgoglio. Ecco, ma cosa punta il Gela? Considerato che tu conosci il campionato di Serie D in maniera molto approfondita per averci giocato in più di un'occasione, è una squadra che può puntare realmente all'alta classifica oppure bisogna accontentarsi di una salvezza? Ma questo strada facendo si vedrà un po' tutto, e stiamo lavorando per questo. Il mister giorno dopo giorno ci sta inculcando un po' la sua mentalità, che io non lo conoscevo, a parte che, di cui parlavo con Alessandro e Giuliano, e seguiamo il suo lavoro. È un grande lavoratore, io credo che possiamo fare molto bene, poi il campo dirà la sua. Ecco, ma non ho risposto alla domanda, a cosa si punta? Ma ad oggi è così, punta, siamo qua, stiamo lavorando, non le posso dire, ovviamente uno sempre punta a far bene, a vincere, quello sicuramente. Speriamo, siamo qui per far bene, per, ovviamente per divertirci, e per la città che si merita un grande palcoscenico, anche perché sono venuto tanti anni fa a vedere lo spareggio della C2, mi sembra, no? Perciò speriamo in positivo, dai. Il tuo cuore ha sempre battuto biancazzurro? Sì, sono venuto a vedervi parecchie volte, e ovviamente è una città che non posso dimenticare, ve le ripeto, perché ho fatto tante battaglie. Visto che Niscemi purtroppo un po' a livello calcistico siamo un po' indietro, e Gela è stato sempre una piazza ambiziosa per tutti i niscemesi. Concerto del trio Echi Armonici domenica 21 agosto alle 21.15 nell'ex monastero delle Benedettine, nell'ambito dell'iniziativa L'estate gelese con la musica colta, promossa dall'Associazione Amici della Musica Navarra in collaborazione col Comune. Si esibiranno Maria Provenzano, pianoforte, Angela D'Amato, flauto, e Giuseppe Cumbo, oboe. Appuntamento col teatro venerdì 19 agosto alle 21.30 all'Antidoto di Machitella a Gela. La compagnia teatrale Antidoto porterà in scena Don Chisciotte e Sancho Panza. Il costo del biglietto, lo ricordiamo, è di 5 euro a coppia. Abbiamo concluso anche per oggi, grazie per averci seguito, appuntamento alle prossime edizioni.